E buongiorno carissime ragazze, oggi è sabato, la giornata è un po' freddina, devo dire, non me l'aspettavo. Qua la temperatura secondo me già sta cambiando. Comunque ragazze, io già sono pronta, anche vestita, perché appunto oggi arriverà mia sorella, quindi sto scendendo presto presto per andare a prendere alcune cosine che mi servono. Perché loro arriveranno verso le 5, se non prima, perché hanno più o meno 10 orette di viaggio, 8-10 ore, dipende uno come va con la macchina. Comunque, adesso sto scendendo appunto per prendere alcune cosine che mi servono, basta. Quindi vedrete un vlog, non so come, non credo che mi dedicherò tanto alla casa, cioè nel senso, nelle cose più necessarie naturalmente, però sarà un vlog famiglia, vediamo quello che sarà. Ma a me fa sempre piacere stare con voi. Comunque vi volevo dire che questa bustina, ragazzi, so che magari lo fate anche voi, perché questi di solito vanno dentro gli armadi, dentro i cassetti. Invece ieri ho voluto provare, ragazze, con la finestra che dà aria da questa parte viene un profumo, ragazze. Cioè, meraviglioso, secondo me un'idea troppo carina. Anche quello che ho messo in cucina, praticamente apro lo sportello e viene quella freschezza, quel profumo. Quindi, scusate, provatelo. Va bene, adesso vado a sistemarmi. No, scusate, sistemarmi che cosa? Che già mi sono sistemata, ragazzi, ho sonno. Siccome stiamo scendendo pure presto, dobbiamo fare ancora colazione, infatti la faremo fuori. Dico cos'è che mi capita per la testa, quindi scendiamo, volevo dire. Ragazzi, eccomi qua, sono appena rientrata. Sto parlando piano perché ho fatto addormentare Nathan e quindi ho chiuso la porta. Sì, abbiamo fatto una cosa veloce perché appunto verrà mia sorella, non so per che orario, loro sono in viaggio dalla Germania. Ho preso alcune cosine che adesso vi faccio vedere. Sono contenta perché ho preso alcune cose autunnali. Basta, poi sono passata da, come vi ho detto, qua c'è un posticino che si chiama Dolci di Palermo. Abbiamo preso l'iris, la ricotta e qualche brioche per domani mattina. Iris perché mia sorella e mio cognato non vedono l'ora di assaggiare qualcosa di siciliano. Loro scenderanno anche giù in Sicilia, però prima staranno qualche giorno qui, anche se per poco, però poi al ritorno si fermeranno di nuovo, che tra l'altro sarà il compleanno di mia sorella, però non resistono più, vogliono sia la pasta con i tenerumi e l'iris. Allora, io ho un sacco enorme da farvi vedere, non è tutto Primark, assolutamente no, perché ci sono le cosine di Teddy, un po' di cosine che ho messo tutto qui in macchina per sbrigarmi. E niente, adesso io do una sistemata a casa, così sono a posto e poi vi faccio vedere cosa ho preso. Tra l'altro ho preso qualcosa di Allora, natalizio. ragazzi, Mi faccio un caffè. Ho una voglia, stamattina sono scesa solo con un caffè. Non vi dico, io sono abituata a berne già la mattina a 2, quindi uno fino a che ore sono? Cioè, sono pure curiosa di sapere che ore sono. Le 2:30. Io a quest'ora già almeno 3 ne ho bevuti. E mi sento un po' rimbambita. Ok, devo mettere l'acqua. Allora, vi volevo dire, per quanto riguarda l'autunno, come voi sapete, io di solito ho fatto l'anno scorso i vlog decorazioni autunnali, però l'ho fatto molto soft, nel senso con le lucettine, alcune cosine, ma non sono di quella che mi piace, che so, questi colori arancioni. Sono belli da vedere nelle foglie, però a casa mia ancora non mi ci vedo, qualcosa leggermente sì, quindi sceglierò sui toni molto chiari, sul tortora, bianco, il verdino, perché ad esempio il vasettino che ho preso adesso, no, adesso che ho preso tempo fa, quello
di Maison du Monde alle foglioline, quindi quello lo userò pure. Cercherò di sfruttare questi colori, che sono sempre colori dell'autunno, però a me non piace ad esempio la zucca arancione. A parte che volevo precisare che a me non piace Halloween, io sono contro la festa di Halloween, proprio non mi piace quello che c'è dietro, anche se per molti possono pensare che è un qualcosa per i bambini, che si mascherano, no, meglio carnevale a questo punto, ma proprio Halloween non mi piace, è una cosa mia. Però l'autunno, le decorazioni, quell'atmosfera, anche questa calda che dà l'autunno, quello mi piace tantissimo, infatti voglio ricreare a casa mia con i toni sia dell'autunno, non proprio quelli arancioni e cose varie, insieme ai toni di colori che ho qui, che ci stanno. Quindi ragazze, mi faccio un caffè e poi vi faccio vedere le cosine, anche perché le devo andare a lavare, ci sono pure cose dei vestiti che ho preso e altre cosine. Allora ragazzi, il mio caffè è pronto. Allora, non so perché, ma mi sta piacendo farvi uscire qualche video, anche piccolissimo, però il sabato mi dà come se fossimo insieme a prenderci un caffè, quindi mi piacerebbe se riesco ad avere questa abitudine. Non video magari di quelli appunto magari più lunghetti, ma piccolini piccolini. Niente ragazze, prendo il caffè. Perché non ce la faccio più, perché io mi andrei a addormentare proprio anche qui sul divano, però non lo posso fare perché ho migliaia di cose da fare, come sempre. Allora ragazze, intanto sono andata da Teddy e da Kik, perché da Kik ho visto che alcune ragazze su un gruppo che ho su Facebook avevano preso il villaggio, questi qua natalizi che erano scontati, purtroppo non li ho trovati, però mi ha detto la ragazza che tra un po' arriveranno. Comunque Christel ha visto questi adesivi di Minnie e Topolino, voi sapete che noi siamo innamorati della Disney, soprattutto di Minnie, ha preso questi qua natalizio che abbiamo pensato nei vlogmas di creare qualche quadrettino, vediamo qualcosina, ce lo inventeremo. Quindi abbiamo preso questo qua, è abbastanza grande e l'abbiamo pagato 2 euro. Allora adesso ragazze, poi ho preso questa profumazione che ne ho comprata anche una mia sorella, che lei è patita di detersivi, ne ho presa anche una per me. Non so, questa non l'ho mai provata, spero che sia veramente buona, però mi ha ispirato tanto. Poi vabbè, questa è l'unica copertina che ho trovato viola, che mi serviva per Crystal, ma questo no. Allora, oh mio Dio, partiamo con un bubino troppo carino per Crystal, mi piace tantissimo questi colori, lei già ne ha uno, però ne abbiamo preso un altro appunto quando dobbiamo fare il cambio, questo ve lo faccio vedere dopo, mi stanno volando tutte cose ragazzi. Io sto continuando ancora a prendere le cosine per i bimbi, ve le faccio vedere in maniera veloce, questa è di Nathan, poi ho preso 2 leggings a Crystal che lei usa tanto anche perché lei fa danza, poi ho preso 2 calzini, questi qua, che ce ne sono, in tutto sono 8, ne abbiamo presi 2 pacchi, poi varie magliettine così, ve le faccio vedere veloci, 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 veloci. A volte mi impappino con le parole, anche questo qui rosa, queste per la scuola soprattutto, ecco qua, e questa qui, e basta. Poi come sempre le bombe da bagno. E poi vi faccio vedere queste 2 decorazioni. Allora ragazze, da Kik ho preso queste 2 zucche, bianca questa qui, sono tutte e 2 di vetro, e questa tortora, c'era anche bordeaux molto carina, la volevo prendere, però non l'ho presa perché adesso vi dico. Come vi ho detto, arancioni non mi piacciono, questo sembra un aglio comunque. Allora questa è a LED, diventa così, ecco,
mi piace tantissimo. Sono costate pochissimo, 2 euro se non erro, o 2,50. Voglio fare una composizione appunto con queste insieme, queste due, alla candela Yankee Candle che ho preso autunnale. Poi invece da Primark ho aggiunto questa, se non mi sbaglio si chiama la ghianda, ghianda, non mi ricordo. Comunque ho preso questa qui che appunto si abbina, è sempre autunnale, vediamo cosa puoi ricreare. E niente ragazze, queste sono le tre cosine che ho preso. Tre. Basta. C'erano lì da Teddy, ragazzi, se vi interessa, tutto già addobbato appunto per le cose autunnali, quindi i fiorellini, tutte queste cose arancioni. Io non mi piacevano alcuni perché si vedevano che erano troppo finti, però poi andrò a vedere, ma comunque userò quelli che ho pure in casa. Io prenderò qualche decorazione, qualche lucetta, già mi sono venute in mente tante cosine. Ragazze, voi invece la decorate la casa delle cose autunnali? Fatemi sapere cosa mettete, se mettete lucine, se usate le zucche, fatemelo sapere che colori soprattutto usate. Io mi avvienterò su questi colori, al massimo metto il bordeaux, non so se metterò qualcosa di arancione, credo di no, ma dipende se la trovo soft, sì. Comunque va bene, aggiorniamoci a dopo. Ragazze, termino qua tutto, sono sfinita, stanca. Ho fatto questo brevissimo video per darci un po' di compagnia. Qua c'è la monellina di casa. Allora, ragazze, ho fatto appunto dato una pulita un po' veloce veloce nella camera, anche perché ieri mi sono dedicata a questo e ho pulito un po' dappertutto. Oggi avevo passato anche un po' di straccio, ora adesso passerò un po' di aspirapolvere e per oggi ho finito. Mi vado a fare una doccia e ciao. E niente ragazze, spero che vi sia di compagnia, vi possa fare piacere, vi do un forte abbraccio, un bacio e ci vediamo lunedì con un nuovissimo video, pulizia estrema del bagno.